una vera e propria bomba d'acqua quella che si è abbattuta ieri sera attorno alle 20 su Civitavecchia. I 28,8 mm d'acqua caduti al suolo hanno allagato Viale Garibaldi, ma la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Non si sono registrate emergenze. Il servizio. Una bomba d'acqua in piena regola è quella che si è abbattuta ieri sera intorno alle 20 su Civitavecchia, ma che non ha portato con sé conseguenze serie, visto che la situazione è tornata rapidamente alla normalità, nonostante si siano registrati i classici allagamenti, in particolare su Viale Garibaldi e negli avvallamenti delle strade cittadine, per esempio a Viale Lazio. Per la precisione, in un'ora e mezza di intense precipitazioni, sono caduti a terra 28,8 mm di acqua, quantitativo enorme rispetto alle consuete piogge alle quali eravamo abituati. Non una novità, visto che sempre più frequentemente abbiamo a che fare con condizioni meteo che sembrano sempre più vicine a quelle dei paesi tropicali che a quelle tipiche dell'Italia fino a qualche anno fa, sebbene al momento risultino caduti in città 28,8 mm di pioggia nella sola giornata odierna, scrivevano ieri dalla Protezione Civile sul canale Telegram Emergenze Civitavecchia, non sono state segnalate forti criticità. Alcune squadre sono attualmente in ricognizione sul territorio cittadino per verificare lo stato di percorribilità delle strade. Il coordinatore della Protezione Civile di Civitavecchia, Valentino Arillo, aggiunge che proprio in queste ore sono in corso delle valutazioni, con la collaborazione degli uffici comunali, per approfondire alcuni aspetti circa la possibilità di ulteriori miglioramenti da mettere in atto per permettere all'acqua di fluire verso mare ed evitare anche momentanei allagamenti. L'allagamento di Viale Garibaldi è rientrato dopo circa un'ora, il tempo necessario affinché l'acqua potesse scendere nelle caditoie. Nonostante l'impressionante mole di acqua caduta sulla città, quindi, che ha costretto alcuni automobilisti che si trovavano a transitare al viale a fare inversione di marcia o ad accostare con le quattro frecce al centro di piscine naturali che si sono create nei momenti della bomba d'acqua, non ci sono state criticità particolari. Poniamo sempre attenzione alle caditoie di Viale Garibaldi, ha spiegato Lungarini, e non ci risulta nulla di anomalo. Anzi, è filato tutto liscio, anche rispetto a quello che si registrava negli anni passati, quando l'acqua rimaneva lì fino al giorno successivo. Anche il lavoro dei vigili del fuoco si è limitato ad alcuni interventi per allagamenti su strada, ma nulla di riconducibile a situazioni emergenziali. La FIOM CGIL segnala la raccolta fondi organizzata dalla Campower a sostegno della famiglia del giovane Marco Totaro, l'operaio metalmeccanico dipendente dell'azienda attiva negli appalti della centrale Torre Valdaliga Nord, investito mentre era sulla sua bicicletta a Civitavecchia. Nell'esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari e amici di Marco, segnaliamo questa importante iniziativa di raccolta fondi online a donazione libera che la stessa Campower ha organizzato, invitando lavoratori e cittadini a sostenerla in aiuto della famiglia di Marco, precisa la FIOM. Non si fermano i tentativi di truffa ai danni degli anziani a Civitavecchia. Dopo le molte testimonianze raccontate da TRC nei mesi scorsi, questa volta protagonista un'anziana signora civitavecchiese. La donna questa volta è stata contattata telefonicamente da sconosciuti che si sono presentati come carabinieri che stavano gestendo un investimento su strada di un anziano con il coinvolgimento del figlio della donna. Il servizio. Ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana signora civitavecchiese. La donna questa volta è stata contattata telefonicamente da sconosciuti che si sono presentati come carabinieri che stavano gestendo un investimento su strada di un anziano con protagonista il figlio della donna. Gli uomini al telefono, di nazionalità italiana, almeno stando alla voce ascoltata dalla signora, hanno chiesto alla donna di racimolare dei soldi per tirare fuori dai guai il figlio, che rischiava altrimenti conseguenze serie dal punto di vista penale. La donna ha attaccato il ricevitore, ha provato a contattare la figlia per avere la conferma che la storia avesse un fondamento, ma dall'altro capo del telefono hanno risposto nuovamente i finti carabinieri, che avevano mantenuto la linea aperta, che le hanno confermato la vicenda dicendo che loro stessi avevano parlato anche con la figlia per lo stesso motivo. Per fortuna, o meglio, per la capacità della signora di capire che poteva essere un raggiro, anche grazie alle testimonianze raccolte da TRC in altre occasioni, la truffa non è andata a buon fine. Non solo, la donna, per togliersi ogni dubbio che non ci fosse un minimo di veridicità nelle parole dei due malviventi, si è recata a piedi a casa del figlio,
per sincerarsi delle sue condizioni e che fosse totalmente al di fuori della vicenda inventata ad arte per provare ad estorcere denaro e beni preziosi agli anziani. Come si ricorderà, quella che raccontiamo non è la prima storia di questo tipo, visto che già in passato diversi nonni sono stati al centro di raggiri da parte di truffatori senza scrupoli. In alcuni casi la truffa è riuscita. Il caso più eclatante è stato quello di un'anziana, alla quale era stata portata via una refurtiva di oltre 30.000 euro. Anche questa volta la truffa si basava su una situazione grave per un familiare che rischiava ripercussioni se non fosse stata reperita una certa somma. Anche in quell'occasione la vicenda ebbe un lieto fine, visto che i ladri furono beccati e il bottino completamente recuperato. Nel laboratorio dell'Istituto Residenziale Riabilitativo per Disabilità Fisica, Psichica e Sensoriale di Piazza Calamatta Civitavecchia, ieri sono stati esposti i lavori realizzati dagli ospiti sul tema dell'autunno: inclusione, partecipazione, socialità. Con il Covid i momenti di socialità si erano ristretti, ha spiegato la dottoressa Marianna Rossi, dirigente della UOC Disabilità Adulti per l'ASL Roma 4, ma ora possiamo riprendere tutte quelle attività che coinvolgono i ragazzi su più fronti. Alla mattinata ha preso parte anche la dottoressa Cristina Matranga, direttore generale dell'ASL Roma 4, che ha incontrato gli ospiti e visitato il laboratorio del centro. Partecipare per vincere con le migliori progettualità e far crescere la rete del nostro volontariato, questo l'appello dell'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli, dopo che da alcuni giorni è stato pubblicato il bando per sostenere iniziative rivolte al settore sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario. Si tratta di un'inversione di tendenza storica rispetto al passato, spiega l'assessore Napoli, perché il Comune finalmente è pronto ad investire direttamente con contributi per sviluppare la cultura del volontariato del territorio. Abbiamo deciso di stanziare delle somme in bilancio perché anche dalle istituzioni arrivi un aiuto concreto. Si tratta di 20.000 euro da utilizzare in prevenzione o contrasto di disagio e sostegno a chi è in difficoltà, fino ad un massimo di 3.000 euro a progetto. I soggetti interessati devono far pervenire la domanda a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 novembre all'indirizzo pec.comune.civitavecchia@legalmail.it, indicando nell'oggetto avviso pubblico finalizzato all'erogazione di contributi nel settore sociale. Nel fine settimana prossimo inizia la nuova stagione al Teatro Traiano grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e TCL. Si comincia con L'attesa, testo di Remo Binosi, regia di Michela Cescon, che mette in scena due interpreti molto amati dal pubblico, Anna Foglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sul palco a dar voce a due personaggi femminili che si cimentano sul tema legato all'esistere e allo stare al mondo declinato da due donne. Gianmarco Novelli è tornato al Palla Mercuri, l'hockeista civitavecchiese è stato celebrato al campo da dove è partito per poi raggiungere un bellissimo argento ai mondiali che si sono svolti in Argentina. Il giocatore della Monleale ed ex capitano degli Snipers Tecnoalt ha vissuto la sua prima esperienza di carattere internazionale con la maglia della nazionale italiana, tantissimi ricordi che Novelli terrà saldi nel proprio cuore. Ascoltiamolo in questa intervista. Gianmarco Novelli tornato al Palla Mercuri con qualcosa di molto bello e lo vediamo per l'appunto, lo indossi al collo, però la medaglia d'argento ai mondiali si sono svolti in Argentina. Ti chiedo subito tutte e due le emozioni per questo bel successo meraviglioso per te, per Civitavecchia, per la CV Schedi che è anche per Monleale dove giochi da qualche anno. Allora sì, sicuramente è stato un gran successo e sicuramente inaspettato. Le emozioni sono state tantissime, soprattutto già dalle convocazioni, diciamo, ai raduni nazionali, e partire in un viaggio, diciamo, così lontano era anche la prima esperienza, diciamo, personale. Quindi, quindi hai vissuto un momento davvero particolare, tutte cose nuove, perché magari in Italia sei abituato a vedere tanti impianti, poi a livello internazionale vedi tante squadre di tante nazioni, sicuramente è molto diverso. Assolutamente sì, il livello di gioco chiaramente rispetto all'Italia è molto più alto, quindi parliamo di giocatori più forti di tutto il mondo e insomma è stato un torneo a tutto tondo e con i migliori giocatori. In semifinale avete fatto la sorpresa, avete sconfitto gli Stati Uniti nonostante il pronostico vi dava per sfavoriti. Assolutamente sì, è stata una gara molto tirata e sicuramente l'allenatore ci ha messo del suo, nel senso che ha utilizzato una tattica di gioco e ci ha permesso di difenderci e ripartire in contropiede per portare a casa appunto la gara.
E poi la formazione del CT Luca Rigoni ha conquistato l'accesso alla finale, non c'è stato niente da fare perché la Repubblica Ceca sappiamo che nel mondo dell'hockey è sempre uno spauracchio e difficilissimo da battere. Assolutamente, le gare finali è un terno all'otto, lo sappiamo tutti e purtroppo vuoi un po' di stanchezza, vuoi un po' magari la testa, ci ha portato a andare sotto di più di un gol e purtroppo non siamo riusciti a fare nulla per recuperarla. E una dedica la facciamo? Una dedica, ma sì, diciamo un po' a tutti quelli che mi hanno sostenuto dal punto di vista sia atletico che hockeyistico. Davide Romiti potrà essere in vasca con l'Enerci Civitavecchia nella trasferta di Pescara. Dopo l'espulsione rimediata sabato scorso nel finale di gara contro l'Ancona, c'era apprensione per i rossocelesti per una possibile squalifica del capitano per la terza gara del campionato di Serie A2. Ma fortunatamente non sarà così. Al centro boa è stata combinata solo un'ammonizione con diffida, provvedimento utilizzato anche per mister Marco Pagliarini, che aveva visto esibirsi il cartellino rosso per proteste. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.